Sera a tutti, ciao, ciao, ben trovati al nostro appuntamento con eh, l'Università della Conoscenza, Lux, l'Università della Conoscenza. Ecco, questo nostro appuntamento di stasera è un tema eh, che penso che riscuota interesse di molti. Molti siano motivati, diciamo, a eh, incontrare queste tematiche e confrontarsi su questi temi che sono sempre più, diciamo. E anche alla portata di tutti, grazie ai media, a quello che viene portato attraverso anche Facebook, attraverso questo canale, ecco. E quello che io porto stasera ovviamente proviene dall'indagine chiaroveggente di Rudolf Steiner. E Rudolf Steiner è un iniziato, Rudolf Steiner è un filosofo, è uno storico, uno scienziato, e ci racconta delle sue percezioni spirituali, ecco. E diciamo che tutto quello che io dirò questa sera non proviene dalla mia esperienza, ma dalle conoscenze che possiamo trovare all'interno dell'antroposofia di Rudolf Steiner. Ecco. E il metodo che lui porta. È un metodo, è un approccio che non è legato a quello che è solitamente una medianità passiva, ma attraverso proprio una capacità, diciamo, di gestire le percezioni e l'osservazione del mondo spirituale attraverso una piena coscienza. Ecco, adesso, casomai, di questo ne parleremo meglio dopo. Ecco, e sarà interessante, io sono molto affascinato sempre quando devo parlare di queste cose, perché sono cose che eh, ci portano una verità scientifico spirituale di cui oggi abbiamo sempre più bisogno ecco eh, spero che mi sentiate tutti che possa procedere come va Anna tutto bene ringrazio soprattutto Anna tamburini torre ovviamente e Enrico Ballantini focus voi che siete presenti che siete sempre presenti e eh, molto cari con questa pazienza ecco eh, Perfetto, e mi sembra che siamo su Focus, vero? Io vedo qua che. ma non era su Focus la diretta? È tutto bene, no? Vero? Andano. sono su Focus, vero? Ok. Focus 3.0, benissimo. Allora, questo eh, quest incontro che teniamo stasera è legato alle esperienze che l'uomo fa dopo la morte. Ecco, e vedrete che nella prima parte parleremo soprattutto del cammino nell'aldilà, cioè di quello che accade. Dopo la morte, e anche del percorso che possiamo designare eh, dallo stato di coscienza dell'osservazione di un iniziato che guarda e segue, diciamo, la vita di un disincarnato nell'aldilàico. Ecco. Sarà interessante vedere anche che. E non ci sono tantissime analogie con quello che ci racconta la chiaroveggenza, mettiamo al di fuori, ecco, perché la chiaroveggenza di Rudolf Stein in realtà si basa su un altro tipo, un approccio assolutamente, eh, potremmo dire, oggettivo. Comunque, vedrete che sarete meravigliati di questo tipo di conoscenza perché è una conoscenza veramente grandiosa, ecco. Poi, dicevo, nella seconda parte invece ci occuperemo, eh, per quanto è possibile, eh, di poter instaurare in modo personale un contatto con il mondo spirituale, quindi anche con i cosiddetti disincarnati, ecco, senza avvalersi di una, una terza persona, senza l'ausilio di un medium, cioè quindi con la possibilità noi stessi, attraverso degli accorgimenti, delle, delle attenzioni, degli atteggiamenti d'anima, di poter come, penetrare noi stessi e comunicare in modo diciamo cosciente con i, con i nostri cari che se ne sono andati vediamo un attimo cosa ci dice la scienza dello spirito dunque queste conoscenze sono conoscenze che ovviamente io adesso ho cercato di portare con delle immagini no e perdonatemi se queste immagini eh, non sono cioè ovviamente noi siamo portati a voler credere che il mondo spirituale assomigli al mondo fisico vorremmo che fosse così anzi Forse crediamo che sia così. Ecco, noi dobbiamo cercare adesso di liberarci delle rappresentazioni del mondo umano perché andiamo in un mondo che è un mondo che in realtà eh, non è un mondo sconosciuto, perché è un mondo da cui siamo venuti prima di, di essere in questa vita, ed è un mondo anche che, in cui andiamo ogni notte, perché c'è un legame fra il sonno e la morte. Ecco, soltanto con la differenza che. E dopo la morte non si ritorna nel corpo, invece, ogni mattina noi ci reincarniamo, possiamo dire è come se ogni notte noi penetriamo in quella sfera che adesso io andrò a, diciamo, a discutere, a dialogare, che è la sfera del mondo astrale, ma non abbiamo le esperienze che hanno i defunti, perché in realtà non mh, siamo ancora legati al corpo fisico e al nostro corpo eterico. Quindi Ciò che vediamo di notte non sono le esperienze che si dovrebbero fare quando si va nel mondo astrale, ma si vedono le esperienze contenute all'interno della nostra anima. In maggior, in, nella maggior parte dei casi potremmo dire che è soprattutto un viaggio psicologico, in realtà, quello che facciamo di notte, mentre invece nel mondo spirituale dopo la morte faremo un incontro con quello che è la sostanza animica del mondo spirituale. Ma diamo, diamo la via alle danze, ecco, per modo di dire, ecco, e scusate, no, non era questo, volevo darvi eh, soltanto il, il, il powerpoint, ecco, dunque, se riesco a trovarlo, eccolo qua, scusate, e andiamo avanti, no, niente, scusate, sto facendo un errore, ecco, così, pardon, perché facendo da solo devo gestire, allora, noi dobbiamo pensare a un, diciamo, un parallelismo di questo tipo, e non dobbiamo pensare che quando un defunto se ne va scompare, è un po' come immaginare un fiume. Noi vediamo il fiume che scorre e lo possiamo vedere, ma a volte i fiumi vanno anche sottoterra e spariscono. Cioè non è che il fiume sparisce, no, eh, smette di essere visibile, ma non è che smette di esistere. Casomai eh, spunta poi da un'altra parte. Quindi il defunto che se ne va nel mondo spirituale in realtà... Se ne va in una sfera che non è più percepibile con i nostri sensi, ma continua ad esistere. E su questa esistenza io mi ci ritornerò più volte perché vedrete che è fondamentale questo concetto da parte nostra di credere che il disincarnato sia ancora esistente, proprio per poter tessere e poter avere una comunicazione con lui. Ecco. Prima di entrare nel mondo spirituale, vorrei chiedervi, ma si vive una volta sola? Perché molti che sono l'ascolto, può anche darsi che eh, non necessariamente sono eh, anime che credono, diciamo, nella, nella reincarnazione. Forse ci sono molte persone che hanno aderito al cattolicesimo, quindi gli è stato insegnato che si vive una volta sola. Ecco, vediamo un attimo cosa dice la scienza spirituale, l'esoterismo. Se noi prendiamo, adesso lasciamo perdere. Ovviamente le altre tradizioni, perché in quasi tutte le tradizioni, buddismo, induismo, sciamanesimo, troviamo citata la reincarnazione, soltanto nelle principali religioni monoteistiche, e forse non sarà un caso: l'ebraismo, l'islam e il cattolicesimo, non si parla di reincarnazione. Vediamo un attimo se possiamo trovare traccia di questa reincarnazione dei Vangeli. Voi sapete che un, ci sono due passi nei Vangeli che, in cui si può rinvenire il fatto che in qualche modo la, cioè, di reincarnazione si parla, ed è il passo del cieco nato, passando vide un uomo, il Cristo, che era cieco fin dalla nascita, i suoi discepoli lo interrogano dicendo. Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco dalla nascita? È ovvio che se fanno questa domanda, significa che in qualche modo eh, prevedevano o sapevano che si poteva peccare prima di nascere. Se no non avrebbero chiesto chi ha peccato, lui per, o i suoi genitori, perché sia nato dalla nascita. Un altro passo ancora, e questo è da Matteo, i discepoli gli domandarono, ma... Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista. E questi sono due passi nel primo ovviamente si parla del fatto che è impossibile peccare prima di nascere, quindi non si può nascere ciechi se, se pensiamo che la cecità sia dovuta a un peccato ovviamente, eh? non è sempre così, anzi non è quasi mai così. E poi in questo caso lui cita Giovanni Battista come la reincarnazione di Elia, perché se no di cosa stia parlando? Lui è già venuto e non l'hanno riconosciuto, stiamo parlando di una vita. Il cristianesimo per circa 2000 anni non poteva e non ha dovuto insegnare la reincarnazione. Cioè gli uomini dovevano entrare nella maggiore convinzione che esiste soltanto una vita, come esiste soltanto un io. E questo insegnamento è stato proprio come eh, nascosto, nel senso che non c'era la necessità di mostrarlo. Dal punto di vista evolutivo non saremmo diventati i materialisti, gli egoisti che siamo, se avessimo conosciuto la legge delle vite terrene ripetute. È ovvio che bisognerà fare un salto, perché anche il cristianesimo verrà prima o poi a conoscere il senso e il valore della reincarnazione. Ecco, il tempo da una reincarnazione all'altra è legato a questa legge da questa legge che si chiama la precessione degli equinozi. Praticamente ci si reincarna più o meno fra gli 800 e 1000 anni. È ovvio che sono tanti, uno dirà, ah ma no, ma non è possibile, c'è gente che si è reincarnata dopo 100, 200, dicono. Ecco, questa è la regola. Noi se vogliamo trovare la nostra vita precedente dobbiamo retrocedere attorno al 1100, 1200, 1300 e poi ancora nel 2300 d.C. Ci sono delle, ovviamente delle eccezioni sempre e quindi anche delle reincarnazioni intermedie. Tenete presente che quando ci si reincarna, si reincarna gruppi, quindi le persone con cui abbiamo a che fare sono quasi tutte le stesse che abbiamo avuto nella vita precedente. Quindi non c'è che ci si può reincarnare re random, a come piace a noi. No, bisogna rispettare un ritmo che è quello proprio di questa legge. Ma adesso, stasera noi non possiamo entrare troppo nello specifico. Sicuramente vedrete che troverete orientamenti leggendo la scienza spirituale. Ecco. Noi dobbiamo adesso paragonare, diciamo, la morte e quello che è il viaggio di morte come il, il saluto che noi facciamo a una persona che se ne va a, che va ad abitare in un paese lontano, ma momentaneamente, perché noi stessi lo raggiungeremo. Quindi questa persona se ne va, perché va a abitare, cambia casa e vedremo che cominceremo a conoscere questa dimora. E, quindi pensare che è soltanto un viaggio, ecco, in realtà la vita che avviene viene sperimentata dal disincarnato come la vita di un nuovo mondo, e un po' come il cuscino. Eh, scusate, come il, 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 il pulcino sa di avere lasciato il suo guscio, il disincarnato sa di aver lasciato il suo corpo. Quindi. Si sente come scardinale, aprire davanti un mondo infinito. Vediamo un attimo. Di solito le testimonianze ci parlano di un tunnel della luce che ci viene incontro. Rudolf Steiner ci dice che questa esperienza del tunnel, in realtà è la visione di una parte di noi stessi, il nostro corpo eterico, che era all'interno del nostro corpo eterico, il corpo della vita e ciò che ci rende la salute. E siccome dopo la morte. Abbandoniamo prima il corpo fisico, ma abbandoniamo anche il corpo della vita. Ecco, questo corpo della vita ci percepisce come una luce rossiccia. Ma non solo questo. Vediamo, per, il disincarnato vede, per un tempo che vedremo quanto, più o meno tre giorni, il fin della propria vita al contrario. Cioè, come una proiezione di un film, il disincarnato vede passare davanti a sé tutta la vita. E è il cosiddetto tableau, il quadro mnemonico. Ecco. Molte persone raccontano che eh, con un incidente, con un evento straordinario hanno visto tutta la vita. Perché questo accade? Perché in realtà questo, questo abbandono del corpo eterico non è nient'altro che vedere la propria memoria. Il corpo eterico, non il cervello, contiene in sé la memoria di tutti i nostri ricordi passati e siccome si espande, si espande fino a, ad abbandonarsi e rilasciarsi nel mondo eterico, noi vediamo il tessuto del corpo eterico fatto di ricordi. Per questo si vede appunto la vita che si srotola come un quadro. Ecco, non c'è partecipazione, ma sembra un film al quale forse non abbiamo partecipato, ma è proprio la nostra vita in un quadro. Questa condizione dura più o meno tre giorni, che è il giorno della veglia in cui si dovrebbe eh, vegliare il defunto, poi piano piano subentra una specie di stordimento, un crepuscolo della coscienza, se ne, vanno, se ne va questo grande quadro ed ecco che si affaccia una nuova esperienza. Ecco. Noi adesso dobbiamo eh, pensare che prima dobbiamo analizzare ciò che avviene nel mondo animico e poi ciò che avviene nel mondo spirituale. Ecco. Sono due fasi, no? Ecco, vediamo un attimo. Eh? Allora, prima di tutto, quando eh, l'essere dell'uomo, passati tre giorni, entra in quello che noi chiamiamo il mondo animico, altrove viene chiamato purgatorio, viene chiamato camalocca regione della purificazione. In realtà, si tratta di una zona che si può anche eh, vedere dal punto di vista, diciamo, di quello che è. Lo spazio e possiamo anche immaginare. È ovvio che il defunto va in un altro stato di coscienza, non va esattamente in uno spazio, però noi per aiutarci cercheremo di farci anche una rappresentazione visiva, diciamo spaziale. Quando l'uomo entra nel Kamaloka, e vedete, al centro di questa sfera c'è un punto, è l'uomo, no? L'uomo si espande, si espande e proietta fuori di sé tutto ciò che era dentro di lui. Cioè, tutto quello che era contenuto dentro all'uomo diviene eh, un panorama esterno. Quindi il disincarnato, tutta prima, si trova in un mondo che ovviamente mo lui non sa che sta proiettando il, il suo mondo. Cioè, cerco di spiegare un po' meglio quando si va nel mondo spirituale, il primo mondo in cui noi entriamo è il mondo in cui ne abbiamo vissuto noi stessi dentro, solo che prima era al centro del nostro essere. Dopo la morte questo mondo si espande e viene come a costruirsi una sfera costituita di tutti i ricordi. Noi potremmo dire che questa espansione, se questa è la terra, l'anima del defunto si espande, si espande piano piano fino a diventare grande come l'ellittica della luna. Ecco, questo non accade subito, accade quando finisce il Kamalooka, piano piano però vi è un'espansione e man mano che questa sfera si allarga l'uomo proietta e vive dentro il suo mondo, è come se fosse inglobato in un mondo che è quello che era il suo mondo, al quale lui in realtà crede che sia un mondo esterno. Vi faccio notare che è lo stesso mondo, la stessa cosa che accade di notte, anche di notte noi ci espandiamo. E vediamo il contenuto dei nostri ricordi, che prendono una forma simbolica, delle nostre passioni, delle nostre brame, delle nostre paure, ma tutto questo avviene in una sfera che noi chiamiamo il sogno. Questa sfera è la nostra anima, è il nostro corpo astrale che si espande ciò che durante la vita era il nostro mondo interiore diviene mondo esteriore. Queste sono immagini ovviamente di fantasia, non crediate che questo sia il mondo spirituale, tratto dal film Al di là dei sogni. Però è un film che è interessante, molto artistico che consiglio di vedere, ecco. Cosa significa che noi vediamo intorno a noi? Sapete quando si va in una chiesa, si vedono tutte le vetrate della chiesa, no? E potremmo dire che queste vetrate dopo la morte sono in realtà eh, diciamo la bibliografia della nostra vita, mentre nelle chiese nelle vetrate c'è la storia di Mosè, la storia dei profeti, della Bibbia. In questa sfera, in questa grande cattedrale che è la nostra anima, noi vediamo tutta la nostra vita e la vediamo tutta al contrario. Potremmo dire che in senso spaziale alla nostra destra vediamo gli ultimi momenti in cui eravamo sulla Terra, poi quando avevamo 60, 50, 40 e verso il centro abbiamo la vita centrale, i 30 anni, quando andiamo verso sinistra ecco che vediamo addirittura la nostra infanzia e la nostra nascita, quindi è come se con uno sguardo d'insieme noi potessimo afferrare tutta la nostra biografia contenuta in questo mondo. Ecco lo so che è paradossale, bisogna abituarsi, vi avevo avvisato che quello che io... Dirò questa sera, non è ciò che spesso si dice. Ecco. E credetemi, non sono fantasie, perché tutte queste cose non ne parla soltanto Stane, ma un chiaroveggente che indaga con questa metodologia riesce ad avere gli stessi risultati. Ecco. Noi in realtà ogni notte facciamo questo lavoro che il disincarnato fa dopo la morte. E in realtà noi prepariamo dopo la morte quello che... Scusate, eh, sì, prepariamo alla sera quando andiamo a letto, quello che accadrà dopo la morte, perché noi staremo in questo mondo spirituale il tempo che abbiamo dormito sulla Terra, un terzo della nostra vita. Se noi sulla Terra abbiamo vissuto 90 anni, rimarremo in quel mondo per 30 anni, se abbiamo vissuto 70 anni, rimarremo in quel mondo per 22-23 anni. Ecco. Di fatto, perché? Perché noi, dopo la morte, Rielaboriamo quello che di notte avviene senza che in qualche modo non abbiamo coscienza. Vediamo cosa accade ogni notte e, ovviamente, noi non possiamo saperlo. Noi riviviamo al contrario tutto il giorno trascorso. Questo insieme a un'entità, all'entità delle gerarchie. Potremmo dire l'entità anche personale, l'entità individuale, il nostro angelo. Ecco. Infatti, a metà della notte entriamo proprio in contatto con quello che è il nostro angelo e ci fa vedere addirittura ciò che accadrà domani quindi nella prima parte della notte noi vediamo se quello che abbiamo fatto durante il giorno è compatibile era giusto appropriato secondo il nostro piano di destino perché noi abbiamo un destino e il bene e il male di ciò che è la nostra vita dipende se noi abbiamo in qualche modo partecipato o non partecipato in modo consapevole col nostro destino, quindi adempiuto. Se l'abbiamo adempiuto, il nostro angelo dice: Bene, sei stato bravo, ti sei ricordato. Se non l'abbiamo adempiuto o l'abbiamo rinnegato, ovviamente il nostro angelo non commenta, ma scrive un'annotazione che dovrà essere riveduta poi dopo la morte. Perché ogni annotazione nel bene che viene fatta durante la notte, quindi di avere vissuto o non vissuto, bene o male, noi dobbiamo poi rivederla. Noi ogni mattina ci svegliamo, certo, e abbiamo l'occasione di poter fare di meglio, possiamo rimediare. Per esempio, dovevamo fare qualcosa che non è stato fatto e l'angelo ci dice, non ti preoccupare, domattina puoi eh, cercare di ricordarti, se ci riesci, quello che hai dimenticato. Ecco, dopo la morte non sarà possibile. Dopo la morte tutto rimane lì come un monito e non è possibile più rimediare a quello che è fatto perché non si torna più nel corpo. E, diciamo, compariamo, ripeto, le nostre azioni con il piano scritto nel proprio destino. E praticamente noi potremmo dire che il Kamaloka, il purgatorio, non è nient'altro che la ricapitolazione di tutti i giudizi che sono avvenuti durante il sonno terrestre. Ecco. Adesso io mi rendo conto che alcuni avranno sicuramente eh, delle, delle, delle domande. Adesso vedremo un attimo se... Un attimo solo, guardiamo se... Ecco. Allora, cosa si fa in questo camalocca Ovviamente la prima cosa che si deve fare è eh, prendere coscienza. Di e avviene proprio questo. Il contatto con questo mondo astrale ha una particolarità. Non è soltanto una visione. Non si è al cinema e si vede la propria vita. No, quando si percorre il proprio, la propria biografia, c'è la peculiarità che gli eventi non si vivono dalla prospettiva del nostro io, ma si vivono dalla prospettiva dell'io dell'altro. Cosa vuol dire? Che se io ho dato un piacere, ho dato una gioia. Se ho dato un dolore, io sento il dolore e la gioia che ho causato. Ma dalla prospettiva dell'altro. Questo perché? Perché esiste una legge di unitarietà in cui tutti gli esseri umani sono uno. E quando io, questo lo, lo capiamo solamente dopo la morte, quando io incontro il mio destino e i miei ricordi dopo la morte, vengo a sapere che ciò che ho fatto agli altri l'ho fatto a me stesso. Perché gli altri sono me stesso. Non c'è separazione nell'umanità. Qualsiasi cosa noi facciamo contro l'umanità l'abbiamo fatto contro di noi. È come se l'umanità fosse il nostro corpo. E se io do uno schiaffo, taglio un mio dito credendo che sia un altro essere. In realtà faccio male a me stesso. Soltanto che questo dolore di aver, essermi tagliato un dito me lo accorgo soltanto dopo la morte, ecco. Se me ne accorgessi durante la vita, se sentissi il dolore che mi faccio facendo il male a un altro, forse non lo farei. Però la saggezza del cosmo ha disposto le cose proprio in questo modo, per fare in modo che noi non sappiamo di questa grande unità, di questo, potremmo dire, questo mistero dell'Io cosmico. Un'altra cosa, quindi, prima di tutto noi dobbiamo disassuefarci, eh, sicuramente dalle abitudini terrestri, e, Vedrete dall'incontro che avremo eh, con la nostra biografia sentiremo il bisogno ovviamente di compensare, di rimediare ai danni che abbiamo fatto e ovviamente questo lo possiamo fare soltanto in un'altra vita, lo faremo infatti in un'altra vita. E il peso di questa esperienza eh, ci darà il modo poi di poter incontrare quella persona a cui abbiamo fatto un torto o abbiamo fatto una gioia, per fare in modo di poter poi rimettere a posto. Questa compensazione si chiama legge del calma o legge del destino. Il destino è pianificare, ma è anche rimettere a posto tutto ciò che non è stato fatto nella vita precedente. Ecco. Inoltre a questo lavoro, diciamo, di, potremmo dire, di rivisitazione della propria biografia, Cosa molto importante è che ci si deve disasuare da tutto quello che è terrestre. Ma perché? Eh, perché non si ha più il corpo. Quindi tutto ciò che era legato al corpo, e questo avviene soprattutto nella zona lunare, eh, non serve più. Cioè se noi vogliamo salire e andare nei mondi superiori, cioè andare oltre questa sfera del purgatorio, dobbiamo purgarci, è una brutta parola, dobbiamo toglierci ciò che è il peso. E il peso sono tutte le cose che eh, facevamo con un corpo. Ma non mangiare, dormire, bere, perché quelle se ne vanno naturalmente. Noi non sentiremo più sete, fame, sonno, no. Però ci rimarranno tutte quelle abitudini, quei vizi che erano legate alla nostra psiche, alla nostra anima. Quindi se, avevamo, se eravamo fumatori, avremo voglia di fumare se eravamo bevitori, se eravamo mangiatori, se eravamo eh, gelosi, se eravamo cioè anche invidiosi, tutte queste abitudini eh, non si possono più soddisfare. E non c'è eh, alternativa. E quando si ha sete nel deserto non c'è l'acqua, quindi uno non beve. Ecco là, se c'è qualcuno che ha ancora un'abitudine eh, e vuole preservarla, dannatamente la vuole, non si deve rassegnare, perché là non avrà la, la possibilità di poter esaudire. Ecco. È per questo che viene chiamata anche purificazione, è qualcosa che è anche un fuoco che brucia, perché bisogna disassuefarsi appunto da questa condizione. Ecco. Poi dopo vado a vedere anche le vostre domande, non vi preoccupate. Quindi abbiamo detto disassuefarsi e prendere coscienza dei debiti che abbiamo nei confronti degli altri, perché eh, ovviamente noi, abbiamo in eh, qualche modo creato dei danni nei confronti noi veniamo sulla terra per imparare certo per specializzarsi ma nel frattempo facciamo dei danni e questi danni hanno da essere compensati e non possiamo far altro che lavorare poi per compensare ma non perché è un dovere non perché c'è un giudice perché noi ci sentiamo male perché noi ci sentiamo di aver perso il valore non siamo individui eh, santi non siamo individui in pace se vogliamo la pace in noi stessi, la coerenza in noi stessi, dovremo sentire lo stimolo e lo sentiremo assolutamente. Ecco. Noi potremmo dire com'è la vita sociale nel Kamaloka, nel purgatorio, cioè come si vive. Qui bisogna pensare che la vita nel Kamaloka dipende dalla nostra moralità. Se sulla Terra siamo stati degli individui eticamente aperti, disponibili, degli individui che hanno creduto nella spiritualità, nell'idealismo, nell'io nel, nell dell'altro, nella religiosità che contiene ogni uomo, allora avremo la possibilità di partecipare con altri defunti che sono anch'essi morti e sono in quella regione e di poter condividere delle esperienze. Se invece sulla Terra siamo stati degli individui, per non parlare dei materialisti, ecco, amorali, o, cioè cosa vuol dire non non etici, non sociali, anche nel mondo spirituale saremo come rinchiusi in una bolla e non potremo, non vedremo gli altri, forse sentiremo la presenza di qualcuno ma sarà oscura la nostra coscienza, non, sarà, non ci sarà la possibilità di comunicare. Io parlo adesso del tempo del Kamaloka, in quel tempo che dura un terzo della vita, poi dopo le cose vedete che cambiano, si evolvono man mano. Non è uguale, non dobbiamo pensare che uno entra nel mondo spirituale e tutta la vita nell'altro nell'aldilà è così, no, ci sono anche lì delle fasi di ascesa, dei cambiamenti di coscienza. Ecco, ecco una cosa importante è eh, ciò che ci raccontano dei defunti. Nel mondo spirituale, quando si incontra un defunto, non è che si incontra un defunto con il viso che aveva quando era sulla terra, no, si ha un contatto di questo tipo. Noi sulla terra... Camminiamo e di fronte a noi ci si presenta una persona, si da lontano si avvicina e la riconosciamo. Ma nel mondo spirituale si avverte la presenza di qualcuno e questo qualcuno entra dentro di noi. Sentiamo che dentro di noi, per esempio, c'è nostra nonna, ed ecco che ricordiamo la forma della nonna e proiettiamo fuori un'immagine. Quell'immagine è la forma della nonna sulla terra, ma non è che la nonna adesso ha quella forma. Siamo noi che diamo una forma alle anime che incontriamo, perché nel mondo spirituale bisogna sfatare questa immagine: non esistono le immagini, non esistono le forme, non esistono i colori. Coloro che ci raccontano di vedere dei defunti colorati o fatti come erano in vita probabilmente hanno un tipo di chiaroveggenza che non è a livello di verosimilità, di scientificità come quella di Rudolf Steiner, perché il mondo spirituale è un mondo completamente diverso da quello che noi viviamo e i canoni del mondo spirituale non sono quelli terrestri. Qua abbiamo una forma, abbiamo un colore, abbiamo determinate caratteristiche che fanno parte della materia. Nel mondo spirituale c'è l'essenza. Tutto è essenza, è profumo, odore, privo di forma, privo di qualsiasi colore. Quindi noi se vogliamo, e questa è anche la missione dell'uomo, potremmo dire, se vogliamo dare una forma a qualcosa, dobbiamo darla a noi, perché la di forme non ne abbiamo. Questo è un po' difficile, mi rendo conto, ma bisogna essere, siamo qua per lavorarci. Ecco. È ovvio che anche là il perdono è importante. E se noi perdoniamo sulla terra un defunto, in realtà gli facciamo un regalo, perché un defunto che se ne va nell'aldilà là, senza il nostro perdono, perde la speranza. È come se si sentisse incapace, incatenato ancora alla terra. Quindi è importantissimo dare il perdono al defunto con il cuore, ovviamente. Ecco. Questo tempo di permanenza, io l'ho già accennato prima, è più o meno un terzo, del tempo che abbiamo vissuto sulla Terra, cioè il tempo in cui noi abbiamo dormito. Ecco. Eh, noi crediamo di vivere sulla Terra 70 anni? No, non è vero. Noi viviamo 50 anni, 20 anni li dormiamo, più o meno. Ecco. Dobbiamo anche dire questa cosa importante. La condizione della vita dopo la morte non è sempre stata uguale. Dobbiamo cercare di essere elastici e non pensare che. Una cosa comincia e finisce, si va, cioè, ci sono cicli in tutto, anche sull'evoluzione sulla Terra. La condizione che c'era nel mondo spirituale prima della venuta del Cristo era molto più nebulosa, cioè i defunti quando andavano al di là non. Quasi non avevano esperienze perché era buio, perché c'era oscurità, non c'era coscienza, si addormentavano, perdevano la coscienza, continuavano a esistere come spirito, ma non potevano ne avere nessuna partecipazione consapevole alla vita dopo la morte. Con la venuta del Cristo, invece, le cose sono cambiate. I defunti dopo la morte possono avere coscienza destra e possono partecipare. Quindi, un conto è pensare al defunto prima di Cristo, un conto pensare ai defunti dopo Cristo. Ecco, adesso una cosa che è molto importante è questa cosa che Steiner ci dice, che il cammino che l'uomo compie dopo la morte è come un'espansione, un attraversamento dell'anima umana in tutte le sfere planetarie. Praticamente noi attraversiamo prima, pensiamo di andare nel mondo spirituale, e forse c'è stata una piccola disconnessione spero che riusciate a seguirmi perché ovviamente con la diretta può capitare che c'è un flusso inferiore di dati bene e volevo dirvi l'uomo dopo la morte si espande nel sistema solare noi dobbiamo immaginare che i nostri defunti sono in realtà prima nella zona intorno alla luna poi si espandono vedrete nella sfera di venere, di mercurio fino a entrare nel sole ecco vedremo addirittura che il paradiso, ciò che noi chiamiamo il paradiso è l'entrata dentro al sole noi potremmo dire ma ci si brucia dentro al sole? no, dentro spiriti si è molto contenti di entrare nel sole ecco. vedete il mondo astrale che è anche il mondo in cui noi viviamo durante la notte e nello stato di sogno è questo percorso luna, mercurio e venere Invece, quando abbiamo lo stato di sonno, e, e ovviamente non siamo coscienti di questo perché abbiamo il sonno senza sogni, entriamo in una sfera più alta, nel Sole, in Marte e Giove. Ecco. Quindi la nostra espansione notturna è la nostra anima che va a viaggiare nel sistema solare. Pensate, siamo esseri cosmici. Quando si dice che siamo figli del cosmo, lo si dice in questo, perché noi durante la vita... Diurna stiamo con i piedi per terra, ma di notte andiamo in giro per il cosmo. Ecco. Questi sono eh, il mondo lunare, il Kamaloka, il mondo di Mercurio e il mondo di Venere. Vi sono delle nomenclature che adesso io non voglio citare perché sarebbero da, da approfondire e non possiamo, però po possono essere chiamate anche sette regioni, tre mondi diversi che adesso noi cercheremo di attraversare. Allora, noi dobbiamo adesso pensare che l'anima deve elevarsi... E abbandonare tutto ciò che è di peso. Quindi, l'immagine di questa mongolfiera che va verso l'alto è un'immagine appropriata perché questa è l'anima che butta i sacchetti per potersi alzare. Questi sacchetti altro non sono che tutti i nostri difetti, le nostre debolezze, le nostre impurità che sulla terra facevano parte della nostra personalità. Ecco, eh, nella sfera della Luna, noi dobbiamo liberarci soprattutto dei nostri potremmo dire superamento di ogni brama e di ogni desiderio materiale e in questa sfera abbiamo l'incontro anche con le anime con cui abbiamo condiviso per esempio tutte le passioni, tutte le brame, tutti gli istinti sensuali è la soglia della luna dove abitano appunto i cosiddetti la, la gerarchia degli angeli ecco qui eh, non si va oltre non si può sorpassare la soglia della luna se si hanno in sé ancora delle brame o dei desideri, ma non per punizione, perché non si, la mongolfiera non si alza. Per potersi alzare bisogna alleggerirsi e liberarsi delle brame e dei desideri. Non serve nel mondo spirituale avere brama, avere desideri materiali, perché nel mondo spirituale non c'è niente di materiale che possa aiutarci a soddisfare. Quando abbiamo trascorso. Appunto un certo periodo ci siamo purificati dalle nostre brame, abbiamo creato e sentito il dolore e il piacere che abbiamo inferto agli altri, ecco che cominciamo a innalzarci e vediamo sorgere come il sole. Mentre prima non avevamo ancora incontrato il mondo spirituale, abbiamo come la sensazione che da questa oscurità diciamo lunare compaiono delle luci. Ecco, queste luci, questo sole in realtà altro non sono che le gerarchie, sono gli angeli che non si presentano alati e pennuti, ma in realtà è luce, è luce che ci viene incontro e ci dice più in alto devi raggiungerci perché noi aspettiamo, ti aspettiamo, ti aspettiamo a casa. E vediamo adesso come l'uomo ancora debba uscire, diciamo, deve, debba innalzarsi. Ecco, arriviamo nella sfera di mercurio diciamo nella sfera di mercurio eh, cosa succede possiamo andare oltre verso quelle nubi verso quel soltanto se superiamo ogni principio o idea etica che abbiamo avuto in noi cioè cosa vuol dire è come se nella soglia di mercurio gli arcangeli che sono gli abitanti appunto di mercurio eh, dicono puoi condividere qui certo con tutte le anime con cui hai avuto ideologie e ideologie, non so, senso della verità, senso della giustizia, senso della bellezza, sono tutte ideologie universali, però dicono, rimarrai qua fino a quando tu non sarai in grado di superare tutto ciò che sulla terra era ideologia. E noi potremmo dire, ma come? Per me la giustizia è importante, per me la verità è importante, la bellezza, la, non so, la qualsiasi capacità, la fratellanza, l'uguaglianza. E gli arcangeli dicono: sulla terra erano importanti, qua non sono importanti. Le ideologie che avevi sulla terra, che sembravano importanti, qui non hanno nessun valore, ma non perché non c'è il valore, perché sono un'altra cosa. Ciò che sulla Terra era vero non è più vero qui, qui cambia, devi fare un salto, devi abbandonare tutto ciò in cui hai creduto e tutto ciò che era per te giustizia, bellezza, verità, qui non ha nessun valore. Ovviamente ci dobbiamo spogliare, cioè non è, io penso che sia imbarazzante, no? Doversi togliere di dosso qualcosa in cui si è creduto. Io ho creduto nella verità, io ho creduto nella giustizia, ho creduto nella fratellanza. No, gli arcangeli dicono, sulla Terra hai fatto un buon lavoro, ma qua non puoi andare oltre se porti ancora con te questo tipo di ideologia. Quindi dobbiamo in qualche modo superare ogni ideologia, ogni principio etico. Quando abbiamo superato la sfera di Mercurio entriamo nella sfera di Venere e qua entriamo con entità ancora più elevate che sono le arcai, qui abbiamo un incontro con le anime invece con cui invece siamo stati legati a ogni confessione religiosa e qua le arcai ci dicono se vuoi andare oltre, vuoi salire verso lo spirito, tu devi superare ogni tua credenza religiosa. Che cosa sei stato? Cristiano, islamico, induista? Qui il Dio in cui tu hai creduto sulla terra non esiste. Cioè non ci sono gli dei che tu hai venerato sulla terra, perché qua c'è tutto un altro concetto di divinità e devi liberarti da qualsiasi costrizione che ti legava alla terra. Sulla terra la religione ti è servita, certo, come ti sono servite le ideologie, come ti sono servite le passioni, i desideri, ecco. E quindi noi potremmo dire che eh, è stato importante, certo, ma qui se vuoi andare oltre devi superare. E quindi devi abbandonare ogni credo religioso. È ovvio che qualcuno gli può venire anche un dubbio di dire, ma oddio, ma qua mi hanno fatto cioè, rinunciare alle brame, alle ideologie, alle religioni, ma non è che ho preso una strada sbagliata, che sto andando verso il basso. No, no, è perfetto, stiamo andando verso l'alto. Qui nel mondo spirituale si entra nel mondo della meraviglia, nel mondo, nell'aldilà, non c'è niente che sulla Terra abbia avuto valore, perché qua c'è un altro mondo. Può spiazzare, eh? mi rendo conto che, che è una cosa che, che imbarazza, eh? perché è ovvio che noi ci aspettiamo qualcosa eh, di, di simile al mondo terrestre, e invece no, qui cambia tutto. Ecco. Vorrei vedere un attimo se c'è qualche domanda, ecco, se, non vi ho, se non vi ho. Perché, casomai, volevo un attimo arrivare fino al compendio, poi facciamo. Un attimo una picco, un piccolo resoconto delle vostre domande. Se vi va, eh? perché non mi, mi dispiace interrompere il percorso che vedrete ancora molto bello. Se siete d'accordo, eh? quindi, qua praticamente il Kamalok, la sfera della purificazione. Noi possiamo dire che è diviso come in nove gradini. La regione dei desideri, che è quella della Luna, liberazione dalle brame, desideri istinti la regione della luce animica o di mercurio in cui ci liberiamo dagli ideali etici o sociali, la regione de, de, della forza animica attiva o di venere in cui ci liberiamo dai sentimenti religiosi e da tutto ciò che è misticismo. Ecco. Ovviamente adesso non ci siamo alleggeriti parecchio, noi potremmo dire che abbiamo come abbandonato la nostra anima, cioè la maggior parte del nostro corpo astrale anche lì Diventa un cadavere, cioè lasciamo in questi mondi quella parte di personalità che noi avevamo. Ma la domanda è: se noi abbandoniamo tutti i nostri desideri, tutte le nostre ambizioni, tutti i nostri brami, i nostri istinti, le nostre passioni, tutte le nostre idee, tutte le nostre religiosità, che cosa rimane di noi? Perché è una domanda importante, io vi spingo a farvela. Cosa rimane dell'uomo se togliamo di lui tutti i suoi desideri, tutte le sue ideologie, tutti i suoi credo? Rimane qualcosa? Perché se non rimane niente, è finita, non, non c'è l'eternità. Uno si ferma qua, nel senso che non può andare oltre. Steiner dice che rimane sempre qualcosa. E cosa rimane? Rimane ciò che abbiamo fatto di bene, ciò che è stato costruito e anche il più grande cattivo ha fatto qualcosa di bene, è degno di entrare nel mondo spirituale. Quindi noi dobbiamo abbandonare tutto ciò che non è all'altezza dello spirito per portare solo ciò che è all'altezza. E ciò che è all'altezza è il bene che abbiamo fatto agli altri e anche a noi stessi. Ecco, questo bene che noi chiamiamo viene chiamato sé spirituale, cioè il frutto dell'anima si... Eleva e va, entra nel mondo spirituale, privato del corpo fisico, privato del corpo eterico, privato del corpo astrale, rimane questo piccolo nucleo che è il frutto dell'uomo. È come la messe, potremmo dire, il seme che viene, il frutto che viene raccolto dalla vita terrestre. Questo frutto adesso entra nel mondo spirituale. Vediamo cosa gli succede. Qui entriamo. Nel Sole, che è la zona solare, qui abbiamo un incontro particolare. Incontriamo qualcuno al di là di questa soglia che ci assomiglia, a qualcosa di noi. Chi è questo essere? Un angelo? Il nostro angelo custode? No, è il nostro Io. Ecco, in questo momento noi veniamo a sapere che ciò a cui noi abbiamo detto Io sulla Terra è sempre stato sul Sole. Ci ha sempre aspettato lì ci ha sempre lanciato la sua luce e grazie alla sua luce noi abbiamo avuto una coscienza, abbiamo detto io, ma non abbiamo mai detto io a lui, abbiamo detto io al nostro corpo, io ai miei desideri, io ai miei pensieri, non abbiamo mai detto io alla luce, non abbiamo mai detto io alla scaturigine del nostro essere, della nostra essenza. Ecco, noi qua, alla soglia del sole, incontriamo l'essere. Che siamo realmente, l'essere divino che ha partecipato e partecipa alla vita ed è una parte di Dio. È scintilla dello Spirito eterna, non ha mai avuto un inizio e non avrà mai una fine. È la parte divina che vive in noi e, molto eh, diciamo in modo trasparente, possiamo sentire dentro il filo della nostra biografia. Ecco, questo essere ci conta, ci abbraccia e diventiamo parte di Lui. Cioè, la, il nostro frutto terrestre diventa ora parte dell'Io e lui si arricchisce di un'altra vita, si arricchisce dell'esperienza di bene che abbiamo portato nel mondo spirituale. Ovviamente, più abbiamo lavorato per il bene, per il progresso dell'umanità, e più questo Io sarà contento. Noi siamo in realtà il Figlio il prodigo. Ecco che potremmo dire il nostro Padre, in questo caso il nostro Io. Geppetto potremmo dire ecco, che Pinocchio entra e diventa un bambino noi siamo in questo modo unificati con la nostra divinità interiore e possiamo appunto partecipare Steiner ci dice che sul Sole facciamo anche un'esperienza particolare che sulla Terra per esempio le forze come Lucifero vengono viste come entità negative no nella sfera solare si vede che Lucifero ha un altro ruolo non è dannoso quando è sulla Terra è qualcosa di dannoso sul Sole, in realtà è un collaboratore della vita cosmica. Io questo passo lo leggo soltanto perché non voglio essere frainteso, però è per dirvi come si capovolge eh, la, la realtà. Ecco. Queste sono immagini di Gustave Dore che sono prese dalla, da un suo commento e qua vi faccio vedere un po' invece un parallelismo con quello che è il mondo di Dante. Dante, vedete, descrive la Terra. No. A quei tempi non era stata ancora scoperta l'America e quindi si pensava che l'Europa, i continenti, la Russia fossero la terraferma. La vedete sotto, no? Gerusalemme e dall'altra parte dell'emisfero, dove ci sarebbe stata l'America, che però stiamo parlando mille, nel 1300. Quindi non, non era stato, Cristoforo Colombo non esisteva ancora, dall'altra parte vi è la Torre del Purgatorio. Vedete che la Torre del Purgatorio si estende. Perché di queste cose parla proprio Dante, parla del fatto che lui ascende e entra in contatto della sfera dei pianeti, parla dei cieli, dei cieli della Luna, di Mercurio, di Venere e così via, fino ad arrivare alle stelle. È un po' quello che noi stiamo dicendo: non è un viaggio di Steiner, no, gli iniziati, i veri, sanno che il viaggio dell'uomo dopo la morte è un viaggio nel cosmo, all'interno delle sfere planetarie. Se invece ci piace pensare che andiamo nel mondo spirituale e incontriamo degli angeli pennuti, possiamo anche crederlo, però questo non corrisponde a una realtà scientifico-spirituale, corrisponde a un'immaginazione, a una fantasia alla quale possiamo anche predisporci, ecco volendo. Qui abbiamo ancora immagini, vedete, di come, dove abitano queste forze, Venere, Arcai, Mercurio, Angeli, Marte, sono tutte immaginazioni di, di com'è la vita nel mondo. È ovvio che quando noi parliamo di extraterrestri, in questo caso, parliamo di entità spirituali, non parliamo di entità che hanno in qualche modo un'astronave di metallo, ma di entità che sono fatte di corpo astrale e di corpo dell'io. Il corpo più basso che hanno è un corpo astrale o un corpo eterico, ma non hanno un corpo fisico. Adesso non voglio fare confusione perché con tutto rispetto parlando, tutto coloro che credono negli extraterrestri, eh, è bene che prendano in considerazione anche questo fatto che siamo pieni di extraterrestri e ogni pianeta in qualche modo ha una sua gerarchia, ha un suo regno di extraterrestri, se possiamo chiamare così gli angeli, perché di questo si tratta. Ecco. Questi vedete ci sono ancora delle immagini di quelli che sono appunto i domini planetari, del viaggio che l'uomo compie al di là della sfera, diciamo, della Terra e della Luna. E noi dobbiamo anche sapere che cosa fa l'uomo nell'aldilà. Quando entra, non è che quando entra in paradiso si mette in pensione e va eh, così, in qualche modo su una maca a godersi il Sole, no. I defunti non lavorano soltanto a se stessi. Ma in realtà interagiscono anche sulla vita sulla terra. E come viaggiscono? Quando sono nel sole, attraverso la forza del sole, diventano dei raggi di luce, di sole. E potremmo dire che fino a che il defunto è nella zona del purgatorio, in qualche modo collabora con quello che è l'adattabilità nel mondo animale. Quindi tutto ciò che è evoluzione nel mondo animale appartiene alle forze che i defunti mandano appunto sulla Terra. Quando si entra nella sfera invece solare si comincia a contribuire allo sviluppo della flora, quindi delle specie vegetali. Quindi dal Sole l'uomo opera su tutto il manto terrestre vegetale. E quando si va anche oltre, oltre il Sole, adesso toccheremo brevemente, addirittura si va a lavorare nel regno minerale. Quindi è come se ogni raggio di sole è il portatore di un defunto. Se noi vogliamo cercare i defunti, noi li dobbiamo cercare nei raggi di sole. Sono lì. Parlo di quelli che ovviamente hanno passato il Kamalok. Ecco, che incontri si fanno? Nella prima regione del Devachan, che sarebbe il, purga, cioè non il purgatorio, scusate, il paradiso, incontriamo i genitori e i parenti, coloro che hanno avuto con noi un legame di sangue legato al corpo e, e lì incontriamo anche le entità che generano tutte le forme fisiche, quindi anche il nostro corpo fisico. Nella seconda regione incontriamo invece tutti gli uomini venerati e religiosi, per cui abbiamo avuto timore e reverenza, e qui entriamo in contatto con una comunità. Veramente spirituale. Ecco. Qui conosciamo gli angeli, gli arcangeli, sono gli, arca gli archetipi generatori di ogni vita, di tutta la vita eh, che vive, che pulsa nel petto dell'uomo, nel petto degli animali, nelle piante. Ecco. Nella terza regione invece incontriamo tutti coloro che idealmente e moralmente sono stati in qualche modo legati a noi, Abbiamo, e lì facciamo proprio una vita di collaborazione. Steiner dice che. Nel mondo spirituale l'amore è cooperare. Quando io coopero, quando io collaboro con un altro essere, in realtà lo amo. L'amore è forza di collaborare tutti insieme. In questa regione conosciamo gli archetipi generatori di ogni forma di sensazione o di sentimento. Nella quarta regione arriviamo in un mondo incredibile. Il mondo in cui vengono attinte tutte le idee, tutte le invenzioni, le intuizioni proviene da questo mondo, un altissimo mondo che in realtà è creatività vivente. Quindi vedete Levo c'è inferiore, Sole, Marte e Giove. Ci potremmo dire che sono anche queste sfere planetarie, come abbiamo visto su eh, Luna, Mercurio e Venere, qua entriamo a contatto col Sole, con Marte e Giove. Noi potremmo dire che quando si entra nella sfera di Marte cominciamo a sentire, il defunto comincia a sentire un risonare, come un'armonia che pervade. In realtà questa armonia che pervade è la vita cosmica, è il, un cuore che batte, è un sangue che si muove, un respiro di tutto l'universo ed è la sfera degli esseri di Marte. E quando andiamo su Giove in realtà si sente un, un suono così forte, così statico, così eh, meraviglioso, che stordisce, che non si riesce a tenere accesa la coscienza dalla meraviglia di questa armonia che ci pervade. I musicisti hanno un eco di questa esperienza perché ogni notte, quando nel mondo spirituale si entra, da vivi, si riportano queste esperienze notturne di Marte e di Giove. E le sinfonie sono... Perlustrazioni, sono osservazioni inconsce che un musicista fa nel mondo di Giove, di Marte e del Sole. Ecco. Quando si arriva a Saturno, e siamo quasi alla fine del percorso, e si arriva come un allontanamento da tutti i ricordi terrestri, e in qualche modo si comincia a sentire un grande senso di inadeguatezza. Vi sono delle entità così meravigliose, così grandiose, che non si sente invidia. Ma si vorrebbe essere come loro. Si scorge come un bisogno di imitazione, di grande meravigliosità a quale si vorrebbe partecipare. E in quel momento si comincia a sentire un grande bisogno di volere prepararsi, che, è un, che è un, non è un dovere, è un piacere, è un bisogno di ritornare sulla Terra per diventare migliori. E questa è la mezzanotte cosmica. È l'uomo macrocosmico, in qualche modo, che diventa grande come Sistema Solare. Quando noi siamo grandi quanto Saturno, in realtà ci allarghiamo e diventiamo parte anche dello Zodiaco. Pensate che arriviamo addirittura a dire quello che diceva Kant: la legge delle stelle fuori è la legge morale dentro di noi. La stessa legge che vive nelle stelle, noi la viviamo così intensamente, ci rapiamo, ci sentiamo. Storditi dalle stelle per il fatto che noi abbiamo vissuto nelle stelle, siamo immersi e eravamo nell'universo. Nel Quindi quelle leggi cosmiche che sono nelle stelle, in realtà, noi le portiamo compresse nella nostra anima. La nost I nostri principi morali sono le leggi del cosmo compresse. Quindi, in piccolo, ciò che regge il cosmo è la nostra vita morale è questo che canta in qualche modo pressentivo e anche una frase che è scritta proprio sulla tomba di Kant, ecco. quindi quando noi parliamo di astrologia noi dobbiamo pensare che non è che c'è qualcuno che in qualche modo scrive il, scrive il destino, no le stelle hanno come fotografato la nostra struttura e noi portiamo con noi tutto ciò che abbiamo come disperso nel cosmo dopo la morte quindi Siccome noi abbiamo iscritto le nostre qualità o le nostre debolezze, quando noi ri ritorniamo indietro, ci troviamo nella nostra carta stellare quello che è in realtà, potremmo dire, l'impressione che abbiamo praticato nel cosmo. Quindi il disegno, la carta astrale, non è nient'altro che la mappa di ciò che noi siamo e ciò che noi dobbiamo fare. Per questo, c'è una comunicazione fra l'astrologia e il destino. Ecco. Solitamente si dice che il segno zodiacale in cui si è nati è lo stesso in cui si è morti nella vita precedente. È come se la morte di una determinata configurazione crea un'impronta che suscita il desiderio di rinascere nella stessa costellazione, un particolare che ci dice Steiner ovviamente. Infine, possiamo dire che non vi è un destino solo, molti dicono, ah ma se tutto è scritto allora non possiamo fare, no, il destino... Le possibilità che fanno parte del destino sono infinite. Noi in realtà non abbiamo soltanto un'occasione di morire, potremmo morire anche sette volte, ma solo in una volta, perché le altre sei, ci, qualcosa ci salva. Ci salva, oppure non ci salviamo, moriamo prima del tempo, moriamo, cioè abbiamo sette possibilità, adesso è un numero ovviamente che sto dicendo, è come se sulla Terra ci sono tante, così come... Buttando i semi soltanto un, un seme diventa una pianta, anche noi ci sono tante possibilità e soltanto una arriva a compimento di come, per come conduciamo la vita. Possiamo condurre la vita che ci viene stoppata prima, che ce la stoppiamo prima e quindi prendiamo parte a un certo, certo tipo di probabilità, di possibilità, e invece possiamo condurre la vita in modo di arrivare fino all'ultima e sfruttare tutta la vita, tutte le possibilità. Ecco. Che sono cose complesse. Ecco. Bene. Io adesso faccio un attimo vado a vedere un attimo le vostre se ci sono delle domande perché volevo invece parlare di quelli che sono i rapporti possibili fra i viventi e i defunti e quello che noi possiamo chiamare una un'ipotetica un o anche una possibile comunicazione con l'aldilà. Ecco, vediamo un attimo. Eh. Vado un attimo a leggere i commenti. Se lego, se c'è qualche domanda. Che, allora, vediamo un attimo. Eh, vediamo se c'è una domanda. Eh, dopo, casomai eh, allora, qui per esempio, Graziella dice: Ma se all'origine dell'anima eravamo tutti eh, perfetti, qual è il senso dell'incarnazione? Chi l'ha deciso? Questa è una domanda. In cui ci vogliono tre anni per rispondere. Non, non posso rispondere perché, non è vero che eravamo perfetti, Dio è perfetto. E cioè, un granello di sabbia non è perfetto, Noi, Dio è una cosa. L'essere umano in evoluzione è un essere perfettibile. Noi dobbiamo diventare perfetti, non c'è stato mai un essere umano perfetto, guardiamoci intorno e, e tanto meno lo eravamo prima, eravamo divini, ma essere divini non vuol dire essere perfetti. Essere perfetti vuol dire essere capaci e responsabili, ma è una domanda veramente enorme. Ecco. Vediamo un attimo. E altro che se no 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 dunque la sofferenza nel kamaloka dura più o meno un terzo del tempo in cui si è eh, vissuto sulla terra quindi si ritorna a casa nella purezza assoluta certo non si può entrare nel mondo spirituale se non ci si è purificati da tutto quello che era una necessità umana ecco vediamo un attimo eh. Qui ci sono sicuramente persone che hanno avuto esperienze, diciamo, del tunnel di luce, è ovvio che e qui poi dopo, qui si, si chiede di Marte, Giove e Saturno, sono i mondi che sono al di là, e ovviamente noi ci rincontriamo con i cari, cioè adesso io ovviamente ho fatto una panoramica, si rincontrano i cari, e nel, nelle regioni del Devachan, nella zona solare, si rincontrano tutti i nostri cari, ecco. Meditare è ovviamente entrare in quella sfera e poter creare una comunicazione cosciente. Ecco. Qui viene chiesto dove vanno gli animali. Gli animali eh, tornano a collegarsi con lo spirito di gruppo, non si reincarnano. L'animale non ha uno spirito individuale, si reincarna lo spirito di gruppo dell'animale, ma l'animale singolo non può reincarnarsi. Raramente può capitare che un animale non ritorna subito nel mondo spirituale, ma rimane incorporato in un essere elementare e vive sulla Terra per il tempo in cui vive anche il suo padrone, ma soltanto come spirito elementare, viene chiamato come spirito del fuoco. Ehm, vediamo un attimo, un po'. Mm. Qui sì, ovviamente ci sono molte persone che chiedono se potremo rivedere i nostri cari. Assolutamente sì, adesso... Parleremo infatti anche di questa possibilità di comunicazione. Qui perché noi dobbiamo sapere tutto questo, cosa ci serve conoscere? Eh no, è importantissimo questo, perché quello che noi conosciamo sulla terra non ci viene spiegato nell'aldilà. Ci sono tantissimi defunti che non sanno neppure di essere morti. Voi ci direte "Ma com'è possibile?". No, perché essere morti è tutt'altra cosa di come ci si sente. Per esempio, voi quando dormite di notte non sapete di stare sognando, nello stesso modo molti defunti prima di sapere di essere al di là ci mettono degli anni e quindi sapere queste cose è importantissimo perché vuol dire che ci prepariamo e ci predisponiamo a, ad accogliere un mondo che se no è un mondo ignoto. E... Le persone che dicono ma io voglio andare al Polo Sud non devo preoccuparmi di adesso di cosa c'è, quando arriverò là poi mi occuperò di cosa bisogna fare e eh no, perché se vado al Polo Sud senza portarmi dietro dei giacconi e, che mi difendono dal freddo io muoio di freddo e la stessa cosa se vado nel mondo spirituale senza essermi interessato di quello che si conosce nel di là sicuramente di là non me lo dice nessuno e anzi ci sono molti defunti che non... non hanno modo di poter sapere cosa c'è nell'aldilà e vengono sulla terra di notte a cercare qualcuno che li aiuti per, potergli, per che gli consegnino la verità e possano indirizzargli, possano in qualche modo dare una coscienza, un orientamento. Quindi è inutile avere un atteggiamento che snobba di dire: ah, ma ci sono cose che conosceremo dopo la morte. No, ci sono cose che bisogna conoscere sulla terra se non si vuole dopo la morte avere un altilà che, non dico che sia penoso, ma sia veramente disorientante quindi è un invito quello di cercare di conoscere poi se uno è pigro e non vuole conoscere a far suo però è importante se si va a visitare qualcosa avere una mappa e noi stasera in qualche modo stiamo facendo questo e, dunque vediamo un po ma ci sono tante domande che non so se sono il caso e, dunque Torno un attimo al PowerPoint eh, perché sono, immagino che qualcuno avrà interesse anche perché io sono già alle 22.34. Io non voglio trattenervi tantissimo, voglio trattenervi ancora un po' di tempo, ma è già oltre un'ora che siamo collegati. Vediamo un po' cosa ci dice Rudolf Steiner. Allora, prima di tutto, esiste una differente velocità fra il modo di vivere di noi incarnati e i disincarnati. I disincarnati vanno più lenti per poter comunicare in quel mondo. Infatti, noi dovremmo rallentare la nostra velocità al punto che ci addormentiamo, e questo eh, è quello che facciamo ogni notte. Noi tentiamo, e anzi, entriamo in quel mondo, ma ci entriamo senza la coscienza. Colui che riesce a entrare con coscienza nel mondo spirituale, perché è capace di rallentare i propri pensieri e quindi di addormentarsi senza perdere la coscienza. Il linguaggio dei defunti, ecco questo, e bisogna aiutare i defunti se ci sono dei defunti che hanno delle azioni che sono rimaste in sospeso, sarebbe bene e portarli a compimento, ecco. Inoltre bisogna pensare che si può parlare con i defunti nel linguaggio nativo, cioè in italiano, solo ma dopo 5, 6, 8 anni egli smette di comprenderlo, perché là si disabitue anche al linguaggio. Nel mondo spirituale non si parla con le parole. Si parla con le immagini, con i pensieri e quindi si, ci si disabitua all'uso delle parole. quindi Se parliamo con un defunto che è morto vent'anni fa eh, difficilmente ci comprenderà. Non, questo non dico che non ci capisce, ci capisce con l'immagine e con i sentimenti, ma non con le parole. Quindi, se un medium ci dice di un defunto che è morto vent'anni fa, bisogna considerare di chi sta parlando perché sicuramente quel defunto non userà il linguaggio. E quindi di, qualcuno dirà: Eh, ma lo interpreta lui? E eh, allora non è il defunto che parla, perché bisogna che ci sia una comunicazione reale fra il defunto e il medium. Ecco. Vediamo: il linguaggio comune che possiamo instaurare col defunto, quando non c'è più un linguaggio con le parole, è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere. Ecco. Colui che resta sulla terra, è fondamentale, deve credere e immaginare che il defunto sia ancora vivente, ma abitante in un'altra dimensione. Questo è il linguaggio, noi possiamo comunicare con i defunti se crediamo realmente che esistano, non sto dicendo che non bisogna soffrire perché ovviamente è sempre una sofferenza, cioè se noi abbiamo un nostro caro che va nell'aldilà c'è una sofferenza, la mancanza, ecco cosa diversa è invece sentire che è annullato, che non esiste più, ecco questo non ci permette di comunicare con lui, Siamo, lui non, non avverte la possibilità di essere connessi con lui. Ecco. Quindi la comunicazione con i defunti è legata al crederli viventi. Se un defunto non è creduto esistente, eh, la mancanza di questa spiritualità interrompe il filo. I defunti hanno dei presentimenti, sentono di essere pensati da chi li pensa viventi, però, non chi li pensa in un cimitero. Perché loro non sono mica nel cimitero. Per esempio, Stanley dice questa immagine, non riesco a farmi strada verso i miei cari, li sento come mutti, non riesco più a sentire le loro voci, il loro richiamo, mi hanno abbandonato. E questo è terribile. Questo vuol dire non credere più nella vita nell'aldilà. È ovvio che la sofferenza c'è, ma il defunto ha bisogno di essere pensato vivente. Questa è la chiave importantissima. Ecco, ecco molti diranno che quando... E moriranno, ci torneremo a riunire. Attenzione, certo che ci riuniamo, ma la qualità dell'incontro dipende sempre da come si è vissuto sulla terra. Cioè, non è che quando noi entriamo nel mondo spirituale e incontriamo i nostri cari e tutto è paradisiaco, ci rincontreremo, ma in che modo comunicheremo? Perché se non sappiamo comunicare in modo spirituale. E sarà difficile avere un contatto come noi avevamo sulla terra quindi bisogna qui sulla terra imparare a credere nel mondo spirituale soprattutto e avere anche una rappresentazione di quello che è la vita dopo la morte non possiamo questo io non dico che sia eh, non sia giusto però non dobbiamo pensare che è tutto eh, luciferico che è terribi terribile quello che stiamo dicendo no questa è una preparazione a qualcosa che vivremo tutti prima o poi chi non si occupa di questo dopo la morte avrà dei problemi perché non ci sarà qualcuno che gli dà un'indicazione nel mondo spirituale non ci sono cartelli non ci sono guide non ci sono semafori l'unico modo è poter poi collegarsi con qualcuno sulla terra che ci possa dire della nostra condizione se sulla terra non abbiamo nessuno che ci pensa e ci dà indicazioni allora è oscurità non è una bella sensazione e cercheremo di andare a trovare ovviamente qualcuno che ne sa qualcosa. Se non l'abbiamo fatto sulla Terra lo dobbiamo fare là. Non dobbiamo pensare che là ci vengano ad accogliere, che sono tutti, che arrivano delle rappresentazioni troppo religiose. Il mondo spirituale è molto diverso da come ce lo rappresentiamo, così come sono diverse le interpretazioni di tutti i Vangeli, di tutte le preghiere, di qualsiasi cosa sulla Terra. Il mondo spirituale è veramente un altro mondo. Ecco, gli incontri che si fanno dopo la morte, ovviamente, si incontrano solo le persone con cui si è avuto un legame. Io non posso incontrarmi con qualcuno, con Giulio Cesare, a parte che Giulio Cesare si sarà anche reincarnato, ecco. E quindi c'è la possibilità di avere un ambiente comune soltanto con quelli che ha avuto la stessa complicità, anche dal punto di vista interiore, ecco. Eh. E vediamo un attimo. Ovviamente, la come Il bambino nasce sulla Terra, anche il defunto è come se avesse dei sensi nuovi, ci sono dei sensi che cessano di esistere, i sensi fisici, ma ci sono questi sensi che sono l'equilibrio, il movimento della vita, il caldo e il freddo del parlare, del pensare del Dio che in qualche modo dopo la morte diventano i sensi che il defunto ha. E solo su questi si basa perché non ha la vista, non ha l'udito, non, non ha questi. Ecco. quindi non crediamo che i defunti ci vedano, perché per vedere qualcuno sulla terra ci vogliono gli occhi. Cioè se noi eh, chiudiamo gli occhi non vediamo nulla e il defunto non ce li ha gli occhi. Quindi quello che ci raccontano che il defunto vede non è qualcosa che parte da una percezione visiva, parte da un'immaginazione che gli sorge dall'interno. Noi dobbiamo pensare che esiste la possibilità di vedere anche attraverso l'anima ed è quella che dopo la morte si attiva nel defunto. Ma non credete che il defunto vede le montagne vede il mare, vede la nostra casa. No, il defunto sente in immagini ciò che gli arriva dalla terra. È qualcosa di molto diverso dal, dalla vita terrestre. Io dico queste cose perché voglio ovviamente stimolarvi ad approfondire. Non c'è niente di dogmatico, ma è soltanto in qualche modo una, un, diciamo un tentativo di cercare di fare qualcosa per in qualche modo all allargare le vostre vedute. Ecco. I defunti... A un certo punto dell'esistenza nell'aldilà, diciamo quando è, sono parecchi anni, in realtà diventano in quel mondo. E quindi cala l'interesse per la dimensione terrestre, ma anche naturale. Cioè se noi ci siamo eh, attorniati da foto del defunto, di cose del defunto, lo tratteniamo verso la Terra, lo dobbiamo lasciare andare. Quei sacchetti che deve buttare dalla mongolfiera sono anche tutti i ricordi che noi teniamo in vita per poterlo eh, tenere, celebrare. Noi dobbiamo celebrarlo interiormente, non con delle immagini fisiche. Ciò che noi abbiamo amato sulla terra di fisico lo perdiamo. Solo tanto ciò che amiamo nello spirito rimane. E deve essere così in tutto. Ehm, non dovete pensare che... E nella realtà spirituale ci devono essere soltanto delle conferme perché le conferme non vi fanno crescere cioè se qualcuno vi dice delle cose per farvi piacere e vi dà delle conferme non crediate che state crescendo cioè avere delle comunicazioni anche mediane non è qualcosa che vi fa diventare migliori sicuramente vi dà un conforto ma dovete cercare anche di pensare che ci sono cose che voi stessi dovete adoperare per crescere e quindi non arrendetevi soltanto alle cose che vi fanno piacere, approfondite anche le cose scomode, perché sono quelle che vi fanno crescere. Solo le cose scomode vi fanno crescere. Le conferme fanno piacere, ma vi fanno rimanere come siete. E ovviamente, chi è nell'aldilà ha grandissimi problemi a comunicare con qua Se però vi è amore e simpatia allora stabiliamo un legame con il defunto. Quindi noi possiamo essere raggiunti in più facilità sulla Terra se offriamo pensieri e sentimenti rivolti a loro. Adesso vediamo anche un modo, ecco, questo l'ho già detto, conoscere la vita dopo la morte è già un modo per prepararsi e per poter anche comunicare con gli esseri umani che hanno oltrepassato. Ecco. Quindi studiare queste cose ci mette in contatto. Voi non potete immaginare quanti defunti sono interessati e quanti forse questa notte si verranno a nutrire presso di voi, cioè i vostri cari, di queste idee, che voi casomai sono idee strampalate, ma sono idee che per loro sono luce vera e propria. Vediamo un attimo. Ecco, quindi credere che il defunto sia esistente, ma ovviamente che sia in un altro stato. Questo è la base per un legame con esso. E vediamo un attimo. Eh. C'era praticamente qualcosa... Che, allora, I defunti avvertono i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti positivi e negativi, ma sentono anche l'odio, l'antipatia, tutto. Quindi qualsiasi critica negativa non può essere portata a un defunto, non si può pensare male di un defunto, perché in realtà questo è produrre un dolore eh, inimmaginabile. Ecco. Eh, dobbiamo evitare la disperazione, anche se è lecito provare dolore, ma dobbiamo Pensare che i defunti esistono. Steiner dice che, specialmente per i defunti che vivono nel Kamaloka, cioè che sono morti entro i vent'anni, è molto utile leggere a loro dei testi di antroposofia, dei testi che eh, ci comunicano queste realtà. Perché, per il defunto, questo è realmente una luce, è un cibo. E come si fa per leggere? Si prendono dei testi, adesso sono i testi che io posso indicare, di Steiner ci sono due testi base, eh, che uno si chiama Teosofia e l'altro si chiama La scienza occulta, eh, in cui ci sono delle sezioni in cui si parla della vita dopo la morte e questi sono da leggere al defunto. Se li leggiamo dobbiamo pensare al defunto di fronte a noi che si siede e noi... Con il nostro sentimento, anche potremmo dire soltanto col pensiero, ma con voce molto bassa, dobbiamo cercare di spiegare a lui quello che stiamo leggendo. E più siamo capaci di trasmetterlo in immagini, certo useremo le parole, ma se facciamo sorgere in noi delle immagini, per lui quello è la cosa migliore che possiamo dargli. Il dono migliore che possiamo fare è fornire a lui delle indicazioni. Noi saremo i lettori, gli orientatori dei nostri defunti, dei nostri cari, ecco. Quindi è un, veramente un servizio straordinario che si può fare leggendo a loro pagine che trattano della vita dopo la morte, di quello che loro stanno vivendo. Ecco. Niente, io posso... Un'ultima cosa, potrei dire che ci sono molte cose che avvengono sulla Terra che noi non sappiamo, ma provengono dai defunti. Molti pensieri, molti sentimenti, molte scelte, molti stati d'animo provengono proprio da quello che è accaduto fra noi e in occulto con un defunto. Esiste una comunicazione costante con il mondo dei defunti e dovrà esserci sempre di più nel futuro perché questo mondo non è separato da quello. Questa è una sfera del mondo che è materiale, però è assolutamente dentro nel mondo spirituale. Ecco, vediamo un attimo se ci sono altre cose no beh, ci sono infinite cose queste sono cose che ovviamente eh, come posso dire io faccio nel, in un seminario che dura sette ore quindi potete immaginare quante cose ci sono io vi invito eventualmente a scaricare a richiedere quei seminari che ci sono eh, diciamo nel, nel mio sito unicornos eh, la possibilità di e poter allargare questo questo è uno stimolo che stasera ho voluto come darvi per poter anche farvi vedere cosa pensa l'antroposofia Ecco, vediamo un attimo eh, se c'è ancora qualche domanda Ecco, qui Sara dice i defunti non devono essere istruiti e guidati da noi viventi, sono già predisposti a fare il loro percorso guidati dall'altro questa è una cosa che non so chi è che la racconta perché vorrei sapere da dove viene questa informazione perché i defunti vengono istruiti e guidati da chi? Cioè, voi pensate che di là ci sia qualcuno, ci sia un vigile, ci sia un carabiniere? E non è così, cioè, non è quello che credete che sia. Nel senso che quello che si deve fare qua è qualcosa che casomai è scomodo, alla maggior parte di noi, però è qualcosa che si deve fare. Anche andare a scuola è scomodo, però bisogna andarci. Un attimo, solo che torno a vedere se c'è qualche domanda. Io penso che bisogna sempre. Distinguere ciò che ci è comodo da ciò che invece è oggettivo, e la verità, quando è oggettiva, è sempre scomoda, ovviamente. Ecco. Mm, vediamo un attimo. Adesso io non voglio entrare in me, è ovvio che ci saranno persone anche che praticano a medianità, metafonia, sono tutte tecniche che io ho sperimentato e qui so, so, so bene di cosa stiamo parlando, anzi io ho cominciato inizialmente proprio con la pratica di questo, quindi non crediate che non conosca le altre tecniche. Se sono arrivato e approdato la scienza dello spirito perché in qualche modo il mio destino mi ha portato in questa direzione. E non dico che non, non sia possibile comunicare con i defunti, certo che lo è, sia ben chiaro che ogni chiaroveggente vede quello che può vedere, quello che corrisponde al suo grado evolutivo. Non è che quando uno è un veggente vede tutto, vede quello che è nella sfera della sua coscienza. E più ovviamente il chiaroveggente sarà morale, sarà eticamente giusto, e più vedrà un certo tipo di mondo spirituale. Più il chiaroveggente non è morale, perché ci sono anche chiaroveggenti che mica per forza devono essere morali. Anzi, purtroppo ci sono anche i maghi neri. Ovviamente non sono né qui né in questo canale. Però per entrare nel mondo spirituale ci si può entrare anche in modo illecito attraverso delle sostanze, attraverso dei riti. E quindi qualsiasi pratica, non crediamo che se ci affidiamo a un qualsiasi chiaroveggente, voglia dire avere la verità. Cioè, non è che il chiaroveggente ha in mano la verità ha in mano ciò che lui è capace di comprendere nel mondo spirituale a seconda del, del livello della sua evoluzione. Quindi quando noi ci rivolgiamo a un chiaroveggente dobbiamo avere bene un'immagine della sua purezza e anche della sua religiosità. Ecco, sarà molto paradossale se noi parliamo con un chiaroveggente che non ha un'apertura una spiritualità. Forse ci racconta di un altro mondo che non è quello spirituale, ecco. Vediamo un attimo se dunque, se io non, ovviamente non essendo un iniziato, vi dico io quelle cose che ho raccontato stasera non fanno parte della mia esperienza, ma della percezione che ero veggente di Rudolf Steiner. Ecco. Vediamo un attimo. Per approfondire, ripeto, ci sono tante dispense, tanti video che potete trovare appunto nel sito Unicornos, ecco, la durata del Kamaloka non è uguale per tutti, dipende da. E quanto abbiamo vissuto sulla terra ecco se qualcuno il kamaloka lo fa sulla terra nel caso per esempio dei santi che rinunciano sulla terra a tutte le passioni tutte le brame vuol dire che il kamaloka sarà più corto e se no lo devono fare di là non è che c'è qualcuno che può fare un salto eh? <ride> vediamo un po dunque vediamo un attimo e eh, sono tante domande ecco vediamo un attimo mm. Io mh, non vi vorrei trattenere, ecco, se c'è qualche eh, domanda in particolare che, a cui posso rispondere do un'occhiata. Eh. Vediamo un attimo. No, ci sono tante domande, talmente tante che non riesco a... Mh, ecco. Mm. No, ovviamente qui si parla anche di comunicazione, io non voglio veramente entrare nel giudizio. Tutte le tradizioni... Tutte le forme di medianità hanno la loro verità. Io non sto dicendo che ci sono che non sono vere. Certo che sono vere, ci sono individui che hanno capacità. Io dico soltanto che non tutti i chiaroveggenti ci portano nel mondo spirituale con la stessa coerenza che, per esempio, io ho trovato con Rodo Steiner. Io personalmente ho Affrentato è dal 1990 che mi occupo di occultismo e, sono, e ho cominciato proprio dalla metafonia soprattutto, e dallo spiritismo e dalla medianità. Quindi ho avuto tutte molte esperienze di questo tipo, ma ho dovuto eh, cambiare in qualche modo la direzione perché sentivo che questo tipo di esperienze non era qualcosa che mi si confaceva perché non era il mio cammino. Non potevo continuare a fare un cammino eh, di testimonianze. Non riuscivo a mettermi in contatto solo con medium che mi raccontavano come stavano le cose. No, io dovevo arrivare alla mia esperienza. Il mio invito, infatti, è questo: siate voi stessi testimoni della realtà spirituale. Sicuramente fatevi guidare da coloro che hanno già avuto esperienze. Ma cercate di perseguire una vostra capacità di indagine. Perché voi dovete credere solo a quello che voi esperite, non dovete credere a quello che vi dicono altri. Cioè, gli altri vi possono sicuramente dare delle informazioni, ma come si fa a credere a qualcosa che non sperimentate? Allora è un dogma, è una fede, non possiamo vivere in questo modo. Rudolf Stein nell'antroposofia dà queste conoscenze che abbiamo dato, ma fornisce anche i mezzi per sviluppare gli organi spirituali. Ecco. Organi spirituali che tutti abbiamo, e quando noi andremo a fare diciamo il nostro percorso: eh, ci sarà anche un, una, verso la fine un incontro in cui parleremo delle tecniche di concentrazione, meditazione e contemplazione che sviluppano gli organi spirituali. Quindi eh, io vi invito non a cercare delle conferme ma a cercare di sviluppare voi stessi delle capacità per poter indagare in prima persona che questa è cercare la verità questi allora sarete dei cercatori di voi stessi e sarete anche coerenti con la vostra missione di individui umani ecco io adesso non, non vorrei protrarvi ancora e guardo un attimo se c'è qualche domanda che però sono tantissime ecco ehm... Le, ecco, ciò io immagino che ci sarà qualcuno che vorrà leggere ai defunti, ecco. E questo tipo di lettura eh, è soprattutto legata a ciò che eh, i chiaroveggenti hanno narrato della vita dell'aldilà. Quindi se voi trovate testi, io vi ho detto questi due testi di Steiner, la scienza occulta, c'è cioè un, un, un capitolo che si chiama Sonno e morte», e um, in Teosofia c'è un, un altro capitolo che parla delle esperienze nei mondi spirituali. Questi due libri sono veramente un cibo per i defunti, però ci sono anche altri testi di chiaroveggenti autorevoli che possono andare bene appunto per questo tipo di lavoro. Ecco. Ovviamente, eh, sì, sono tantissime domande, non riesco sapete a fare fronte a tutti ecco cercherò adesso vi prometto appena sarà finita la trasmissione di casomai cercare di rispondere a quelle che cioè a fare un, un replay a chi pone la domanda e a scriverlo sotto nel commento perché adesso sono talmente tante infinite che rischiamo veramente di andare a domattina io vi ringrazio perché siete veramente molto educati, molto pazienti e pieni di entusiasmo. Volevo anche dire che ringrazio anche a tutti gli operatori che operano nel settore, a tutti i medium, a tutti coloro che hanno capacità extrasensoriali e invito anche loro stessi a approfondire se vi va di leggere qualcosa di Rudolf Steiner, perché orienterete la vostra chiaroveggenza in un modo scientifico. Oggi c'è bisogno di tutto questo, è importantissimo consegnare lucidità di pensiero, coerenza in quello che si fa. Quindi l'antroposofia non è una dottrina, l'antroposofia è una via, è un indirizzo di pensiero che può sostenere e può essere applicata a qualsiasi metodologia, che sia buddista, che sia induista, non, non si tratta, non è una religione l'antroposofia, è una modalità per poter indagare il mondo spirituale in un modo cosciente, consapevole e sano. Io vi ringrazio, ecco. Ci sarà un altro incontro, il prossimo incontro, il prossimo mese, eh, vi dirò eh, quando cadrà, ma eh, sicuramente è in marzo, parleremo del divenire del mondo, l'evoluzione della Terra e del Sistema Solare, da dove è nato questo mondo e dove andrà. Cioè la meta dell'uomo sulla Terra, la sua genesi eh, su uomo terrestre, uomo spirituale e il destino dell'uomo sulla Terra. Quindi anche questo è un tema che penso che... E vi interesserà, come vedete, l'antroposofia non è un racconto, non è un punto di vista, non è un pensiero, non è una filosofia, sono le percezioni spirituali di Rudolf Steiner. E ovviamente eh, ci si crede se si ha fiducia in quest'uomo. Io eh, ho cercato tutta la vita questo tipo di conoscenze e non ho mai trovato una contraddizione. Non voglio propagandare, non è vi dico, una religione. È una modalità lucida e chiara di pensiero che io sento che possa essere utile all'uomo dei nostri tempi. Ecco, proprio in questo tempo in cui di chiaro c'è molto poco. Io vi ringrazio, e ringrazio anche. Ah, sì, Anna mi ricordava che sarebbe lunedì 15 marzo. Ecco, lunedì 15 marzo faremo l'incontro sull'evoluzione planetaria. Io vi aspetto qui. Se avete necessità e volete ampliare andate sul sito unicornos.com unicornos.com il mio sito in cui troverete tantissimo materiale e io ringrazio Enrico Ballantini, Anna Tamburini Torre per tutto il supporto e, e ringrazio voi che siete talmente tanti ecco cercherò di rispondere se è possibile nella chat a coloro che hanno posto delle domande io vi ringrazio e vi auguro buonanotte e sappiate che adesso tutti andremo a dormire quindi entreremo nel mondo spirituale e che possano questi pensieri essere di nutrimento a voi e ai vostri cari grazie ancora buonanotte eh? grazie a tutti ciao eh? ciao